Cinzia Franciò per il quotidiano La Provincia. Che cos'è la medicina di laboratorio e qual è il suo scopo? Ne parliamo con la dottoressa Sophie Testa, direttore del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del centro emostasi e trombosi dell'ospedale di Cremona e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno dottoressa Testa. Buongiorno, buongiorno a lei. Che cos'è la medicina di laboratorio e qual è il suo scopo? La medicina di laboratorio può essere definita una branca della medicina che rappresenta una disciplina nella quale vengono utilizzati campioni biologici di diversa natura allo scopo di effettuare misurazioni specifiche che devono servire, i cui risultati possono avere due utilizzi: uno per una ricerca, quindi per una evoluzione delle nostre conoscenze allo scopo di definire altri ambiti che ancora non conosciamo, e invece lo scopo a cui tutti riferiamo oggi e che conosciamo come pazienti, utenti e cittadini, e cioè quello di ottenere dei risultati che, sulla base dei quali possono essere intraprese delle misure diagnostiche e terapeutiche utili e necessarie a modificare lo stato di salute del paziente. Quindi questo è l'ambito nel quale ci muoviamo, dove esistono migliaia di test di tipo diverso che vengono effettuati su materiali inteso come campioni biologici differenti. Parliamo di sangue, parliamo di urine, parliamo di feci oppure di tessuti, ma il punto principale è capire qual è lo scopo della diagnostica di laboratorio, ed è questo è un punto cruciale. Lo scopo della diagnostica di laboratorio essenzialmente può essere riportata a quattro elementi. Ha uno scopo, laddove ci sia un sospetto diagnostico, di confermare o escludere una diagnosi, di indirizzare ad una terapia, di monitorare i farmaci che i pazienti assumono, oppure ha uno scopo preventivo rispetto a delle patologie di estrema rilevanza e nelle quali si è osservato che un test ha un significato predittivo. Perché dico questo? Cioè metto in evidenza lo scopo a cui ci si deve riferire per la medicina di laboratorio? Perché ahimè, oggi come oggi, forse il laboratorio è visto un po' come un supermercato nella quale si chiedono una serie di esami, ma che purtroppo molto spesso risultano inappropriati, non adeguati rispetto a quello che è il quesito clinico. Cioè ogni esame deve avere dietro una domanda che il clinico si pone prima di procedere alla richiesta di un certo esame. Perché? Perché l'inappropriatezza può portare o può condurre anche i pazienti a percorsi molto indaginosi e molto complessi e magari non utili né in termini sanitari né tantomeno in termini di economia di sistema. Quindi uno dei punti fondamentali sui quali forse dovremmo concentrarci tutti molto di più è quello di ritornare a rivalutare con molta attenzione il perché vengono richiesti gli esami, che si richiedano gli esami e quali esami laddove è necessario, e magari non estendere una richiesta di esami non necessari proprio perché non sono né utili al sistema ma soprattutto non utili al paziente. Se posso permettermi, mi aggancio anche a un altro discorso che mi sta molto a cuore: piacciono molto i check-up dove i pazienti fanno un po' di tutto. Ebbene, noi abbiamo un'ampia letteratura in cui si è visto che questi check-up non sono funzionali, non hanno una sensibilità e una specificità adeguata rispetto alle migliaia di malattie che conosciamo. Cioè l'esame diagnostico ha un senso proprio se riportato a quello che è il sospetto clinico, a quella che è la domanda iniziale che ci si pone.
il check-up esteso non ha un significato, non ha un valore di per sé che viene condiviso a livello degli esperti della medicina di laboratorio. Piace molto, ma non è utile. Diverso è effettuare dei test a scopo preventivo. Faccio un po' un esempio per tutti, la ricerca del sangue occulto nelle feci, che è invece un test che si fa su popolazione al di sopra di una certa età, normalmente sopra i 50 anni, alla ricerca proprio come test sensibile molto precocemente, ma non specifico, per escludere una patologia gastrointestinale. Credo che una cultura che non sia una cultura commerciale del laboratorio, ma che sia una cultura medica, sia fondamentale, perché questa branca della medicina, che è un po' il fonendo dei clinici, possa esprimere tutto il suo valore. I laboratori sono tutti uguali? No, i laboratori non sono tutti uguali. I laboratori, come per tutte le altre branche della medicina, hanno e sviluppano ambiti specialistici differenti all'interno degli stessi. In realtà il laboratorio, sono tanti laboratori, e faccio l'esempio del nostro laboratorio di Cremona, in realtà sono un insieme di laboratori specialistici che lavorano nell'ambito delle diverse branche della medicina, l'ematologia, le patologie dell'emostasi e la trombosi, l'endocrinologia, la microbiologia, le malattie reumatologiche, ecco, non vorrei escludere nessuno, la genetica, cioè, poi noi abbiamo anche tutto l'ambito dell'anatomia patologica piuttosto che della medicina trasfusionale. Quindi non guardiamo al laboratorio come uno spazio con uno strumento, in realtà guardiamo al laboratorio come delle competenze specialistiche che professionisti hanno, che svolgono attraverso sistemi differenti, oggi molto automatizzato in termini di strumentazioni disponibili, ma che necessitano poi la competenza del professionista perché possano essere di valore. Inoltre non sono tutti uguali perché a parte le competenze, noi dobbiamo pensare che i laboratori hanno e sono sottoposti a sistemi di controllo di qualità molto importanti. Alcuni obbligatori, altri no. Il punto di base è che il confronto, cioè il fatto di confrontarsi dal punto di vista qualitativo con altri laboratori, anche a livello internazionale, può rendere un giudizio indipendente rispetto all'attività che viene svolta. Cioè un esempio anche qui un esempio per tutti, per essere chiari, nel momento in cui si esamina un campione indipendente che ha un risultato non noto che è distribuito in tutti i laboratori del mondo, ci sarà un risultato vero, un risultato falso, e il laboratorio, in funzione della risposta che dà, può avere un ritorno rispetto a quella che è la propria capacità diagnostica. Devo dire che il laboratorio di Cremona da sempre investe moltissimo. Sono anche sistemi estremamente costosi di controllo, però è l'unico modo per poter capire quanto bene o male si lavora. Il problema dei laboratori, o meglio della diagnostica di laboratorio, non è soltanto capire che c'è una problematica legata all'indagine di per sé, perché esistono tantissimi studi che sono stati condotti e che hanno visto che cosa? Che laboratori che si sono strutturati per controllare le proprie fasi operative hanno raggiunto un buon livello in termini analitici, ma il problema rimane nelle fasi precedenti o successive all'analisi. E la parte più critica che oggi, e che da sempre, ma è ancora oggi, non abbiamo risolto perché il risultato finale sia l'ottimale, è quella che si chiama fase preanalitica, cioè la fase di raccolta, diciamo, dalla raccolta del campione. E quindi da quando il paziente si presenta perché venga fatta o il prelievo o raccoglie un campione biologico di qualsiasi natura fino all'indagine. Ecco, in questo percorso avviene la maggior parte degli errori, è la parte che bisogna estremamente controllare. Esistono problemi nelle centralizzazioni disperse dei laboratori dove devono magari effettuare
ore di trasporti prima che i campioni arrivino all'origine, e quindi quando arrivano all'origine del laboratorio che andrà a eseguire l'esame, è possibile che alcune alterazioni siano sopravvenute nel campione stesso. Quindi è importante che si colga questo aspetto. È vero che il trasporto dei campioni biologici è stato favorito negli ultimi decenni e con una centralizzazione dei sistemi di laboratorio, ma si deve tenere in considerazione che in particolare per alcune indagini, faccio l'esempio, le indagini della coagulazione o indagini ematologiche o indagini in cui il campione è mantenuto per troppo tempo in condizioni non adeguate, presenta alterazioni dei risultati che possono poi portare il paziente a percorsi estremamente complessi e assolutamente inadeguati.